Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X, come sempre ogni martedì e giovedì alle 19.30 sui nostri canali. Prima di conoscere l'ospite di questa puntata, guardiamo come di consueto il nostro sommario per scoprire i temi che tratteremo. Insieme a Marco Vestetti, presidente del Municipio 7, ci occuperemo della messa in sicurezza di strade e incroci pericolosi e di riqualificazione dell'asse commerciale Vercelli-Belfiore. Poi del degrado dell'ex istituto Marchionni di Via Noale e ancora della riorganizzazione della polizia locale del presidio del territorio. Come sempre abbiamo poi le nostre voci dal marciapiede, oggi risponde quella dell'associazione Gruppo Verde San Siro. Allora diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Marco Vestetti, buonasera. Buonasera, grazie a voi per l'invito. È la seconda volta qui con noi, non abbiamo però più domande per quanto riguarda... Il milanese. Esatto, il dialetto oggi non lo tocchiamo, però ho una domanda da proporle. Le chiedo... Ma mi metterete in difficoltà? Eh? Vediamo. L'altra volta me lo sono cavata, non fatemi fare una figuraccia adesso. Ah, l'intento è quello. L'intento è qualcuno ogni tanto incappa nell'errore, effettivamente. Ma non vedete, l'intento è quello? No, dai, vi prego. Bisogna partire così con un po' di tensione, giusto. Che poi... Sì, è un po' come gli esami, ecco. Va poi bene, vanno sono pronto. Dopo che si supera metto le cuffie alla Mac Buongiorno. Esatto, vediamo un po' allora la domanda con la grafica. Quale di queste cascine non si trova all'interno del Parco delle Cave? A. Cascina Petrarca, B. Cascina all'interno oppure Cascina Caldera? È sicuramente la A, Cascina Petrarca, anche se c'è una stretta correlazione tra la cascina all'interno e la figura di Petrarca, tanto è vero che all'interno vi opera un'associazione che ha vinto un bando proprio fatto da noi come Municipio 7, per valorizzare questo luogo molto bello della storia agreste, della tradizione agreste della nostra Milano, della Milano di un tempo, che ha proprio ricercato, no, le tracce del Petrarca in questa cascina, trovando molti link e molti punti di contatto che hanno portato a dimostrare che in questa dimora, che questa cascina fosse stata per un certo periodo di tempo la dimora del Petrarca. Quindi in realtà è sicuramente la A che non si trova lì dentro, ma in cascina all'interno comunque c'è un importante collegamento. Direi con Petrarca. Che noi dobbiamo verificare, però questa risposta esaustiva mi fa pensare che questa sia la risposta esatta. Vediamo un po' dalla grafica, e così è, Cascina Petrarca. La nostra Laura della redazione ha cercato uno stratagemma per mettervi in difficoltà anche voi da casa, però effettivamente sembra che Petrarca abbia vissuto tra il 1353 e il 1361 a Milano, e tutto il resto ve l'ha spiegato il presidente del Municipio 7. Quindi a lei la parola, andiamo avanti perché ci occupiamo di messa in sicurezza. Di strade pericolose, di incroci pericolosi. Io ero venuto qui l'ultima volta a parlarvene. E abbiamo fatto vedere, avete fatto vedere peraltro in anteprima i progetti ai quali stavamo lavorando su una serie di tratti viari o di strade o di incroci che necessitavano di essere messi in sicurezza perché pericolosi per i pedoni o per le intersezioni tra le macchine. Oggi vengo qui a farvi vedere i primi due progetti realizzati, quindi allora abbiamo visto che cosa sarebbe successo e ora siamo nel detto fatto, diciamo, e quindi abbiamo messo in sicurezza il percorso pedonale all'interno del borgo storico di Baggio in via Forze Armate davanti alla Chiesa Vecchia. C'è anche un'immagine che rende bene, ecco questa qui, che rende bene l'intervento realizzato. Sostanzialmente è stata sono stati protetti entrambi i corridoi pedonali che prima erano completamente invasi dalla sosta selvaggia che obbligavano i pedoni a camminare in mezzo alla strada con tutte le difficoltà ovviamente che ne conseguivano, e oltre a mettere in sicurezza i pedoni ponendo giù quelle parigine che anche sono esteticamente gradevoli, abbiamo anche di fatto riqualificato dal punto di vista urbanistico questo tratto di borgo storico proprio davanti, lo vedete sullo sfondo, alla Chiesa Vecchia di Baggio, che quindi ha da un lato protetto l'attraversamento dei pedoni, la percorribilità da parte dei cittadini, e dall'altro ha riqualificato un tratto simbolicamente importante del nostro quartiere di Baggio, del centro storico. Il secondo intervento che è stato realizzato, che vi avevo anticipato ma che è stato realizzato, è stata la installazione di un impianto semaforico all'intersezione tra via Valdintelvi e via Cusago. Ecco, la vedete qui, i cittadini di Baggio la conoscono molto bene perché questo era
un incrocio, un'intersezione molto pericolosa con delle regole di precedenza molto caotiche, che hanno quindi determinato anche purtroppo numerosi incidenti, alcuni anche gravi. Il problema è stato risolto non potendo mettere una rotonda perché non c'erano gli spazi sufficienti. Si è deciso di modificare leggermente il profilo dei marciapiedi in un paio di punti, ma soprattutto di installare un nuovo impianto semaforico che ha regolato il traffico e messo completamente in sicurezza questo incrocio. Quindi avevamo promesso ai cittadini che l'avremmo fatto e questi sono i primi due che effettivamente abbiamo realizzato. Sono in arrivo anche gli altri che avevamo presentato proprio da voi, quindi magari la prossima volta che vengo vi mostrerò anche le immagini dell'intervento realizzato, perché effettivamente ci sono alcuni ambiti i cui cantieri partiranno a breve. Uno di questi, per esempio, è la Piazza Ambrosoli accanto a Corso Vercelli, che proprio nei prossimi giorni vedrà il cantiere, vedrà l'avvio del cantiere per cambiare il volto di questo ambito. Come un tema di continuità, chiudiamo un po' il cerchio in questo senso. Portiamo a casa i risultati anche qui. Sì, mi sembra bello anche far vedere che i progetti poi non rimangono sulla carta, ma vengono realizzati. Noi abbiamo preferito in questi anni di mandato magari fare meno delibere. Io vengo da un'esperienza di consiglio di zona prima dei municipi che era un po' un deliberificio. Noi abbiamo deliberato tutto il contrario di tutto, poi progetti realizzati in passato pochi. Noi abbiamo voluto cambiare un po' passo, cioè meno carta straccia e più cose concrete. Questi credo che siano un buon esempio, ecco. Ho citato Piazza Ambrosoli accanto a Corso Vercelli. Ecco, Corso Vercelli e Via Belfiore sono un asse commerciale molto importante per non solo il nostro municipio, mi direi tutta la città di Milano, che però riteniamo non sia adeguatamente valorizzato. Qualche anno fa in Corso Buenos Aires, che è un asse commerciale noto a tutti, sono stati fatti degli interventi per rendere più accessibile ai pedoni, ai cittadini, questo tratto di strada, modificando anche dal punto di vista dell'estetica urbanistica la tipologia di marciapiedi, che prima erano in normalissima colata di cemento, adesso sono delle pietre, diciamo, di pavimentazione molto più di pregio, che hanno cambiato il volto di Corso Buenos Aires. Ecco, noi vorremmo fare la stessa cosa in Corso Vercelli e in Via Belfiore per modificare e migliorare l'estetica di un asse commerciale importante e in più approfittare di questo intervento per creare delle isole di marciapiede, degli ampliamenti del marciapiede, perché oggi chi frequenta Corso Vercelli, magari per gli acquisti di Natale o magari durante i weekend, sa che purtroppo è una strada con marciapiedi molto stretti che non sono adeguati, crediamo, a un asse commerciale di questa importanza. Quindi non si può troppo ampliarli perché passa il tram da Corso Vercelli, ma si possono individuare dei punti di Corso Vercelli in cui fare dei piccoli ampliamenti e magari introdurre anche degli elementi a verde, degli alberi, qualche panchina, insomma qualche elemento di arredo urbano che possa migliorare la fruibilità e anche il volto, appunto, estetico di questo asse commerciale. Quindi è un progetto al quale stiamo lavorando, che richiederà un pochino più di tempo rispetto agli altri che vi ho presentato perché è un po' più esteso ed economicamente importante, ma anche su questo è una sfida che vogliamo lanciare alla città. Bene, anche questo allora lo verificheremo successivamente. Un po' molto volentieri. Volta. Però dobbiamo ancora trattare in questo nostro primo blocco dell'ex istituto Marchiondi. Sì, è un buco nero purtroppo del nostro municipio e direi dell'intera città. Per chi non lo sapesse, è un vecchio istituto scolastico che ormai è abbandonato da 50 anni. È una struttura realizzata in arte brutalista, che è un'arte architettonica, progettato da Vittoriano Viganò, che è stato sottoposto, proprio per la sua tipologia architettonica, a uno stringente vincolo da parte della sovrintendenza, col risultato però che col passare del tempo questo vincolo, al posto che tutelarne l'edificio e la bellezza architettonica, ne sta tutelando il degrado. Perché? Perché è un vincolo talmente stringente, talmente vincolante, appunto, scusate il gioco di parole, che sta rendendo impossibile qualunque progetto di riqualificazione. Considerate che l'ultimo sindaco che vi si dedicò
fu Letizia Moratti, quindi stiamo parlando di più di 10 anni fa, che coinvolse il Politecnico di Milano proprio in un progetto di riqualificazione e di recupero di questo edificio, con lo scopo di realizzare uno studentato per gli universitari, ma il Politecnico dovette abbandonare ed esistere perché aveva un budget comunque importantissimo di 15-18 milioni di euro, ma per rispettare questi strettissimi vincoli della sovrintendenza il costo ammontava a 25 milioni di euro. E il Politecnico quindi era assolutamente fuori budget e dovette mollare il colpo. Ecco, io credo che 25 milioni di euro siano molto difficili da trovare sul mercato per realizzare dei progetti di riqualificazione, e quindi credo che l'unica prospettiva di recupero e di riqualificazione di questa purtroppo bruttura degradata sia quello di o rimuovere il vincolo o quantomeno di lavorare per smussarlo un po', per renderlo un po' meno stringente. E io credo che questa sia una responsabilità del sindaco, perché è evidente che l'interlocuzione con la sovrintendenza deve attivarla al sindaco di Milano. Spiace che abbiamo perso gli ultimi 10 anni, cioè dopo la Moratti né Pisapia né Sala hanno attivato alcunché, nessuna interlocuzione, nessun risultato. Pensate, ecco, lo vedete forse nelle immagini poco fa, ecco, questo è il muro di cinta che dovrebbe proteggere l'edificio, guardate in che condizioni è da anni. Sto chiedendo al comune da tempo almeno di intervenire a coprire, a chiudere questi varchi nel muro di cinta per impedire degli ingressi abusivi che sono purtroppo all'ordine del giorno, che non fanno altro che peggiorare il degrado della struttura. Io credo che almeno partire da queste cose banali per prendersi cura degli edifici che sono in carico al comune sia un dovere che spetta. E poi degrado ma anche pericolo, insomma. Degrado e pericolo anche perché attraverso questi varchi entrano spesso dei ragazzini un po' irresponsabili che salgono fino al tetto di una struttura che è degradata e abbandonata da 50 anni, di cui non sappiamo le condizioni di staticità, e quindi è davvero un pericolo. Ecco, vedete, all'interno è proprio sventrato, è proprio in condizioni pessime. Ecco, pensate, la sovrintendenza sta vincolando questa cosa qua. Io credo che sia un obbrobrio e sia davvero uno schiaffo al buon senso. Basterebbe davvero rimuovere il vincolo o quantomeno renderlo meno stringente per favorire l'arrivo di capitali di investimenti da parte di soggetti pubblici o privati che possano riqualificare e sistemare una struttura che lo merita. Bene, grazie allora per questa presentazione. Abbiamo visto anche le immagini, appunto, per dare maggior senso di quella che è la situazione, che abbiamo detto degradata ma anche pericolosa. Adesso, oggi fa molto caldo, si è avvicinata l'estate, noi usiamo la nostra rubrica, quella delle top 5, per conoscere meglio la città. Non lo facciamo solo attraverso quelle che sono le situazioni da migliorare, ma anche attraverso quelle che sono già situazioni ottime da sfruttare. Oggi mandiamo la grafica, guardiamo insieme un po' che cosa trattiamo. Guardiamo le 5 attività che puoi fare in città per combattere il caldo. Vediamo delle alternative, così partiamo dalla posizione numero 5. La prima proposta che vi facciamo è un giro sulla Lilla, è un buon modo per spostarsi nella città, inquina poco e sicuramente anche molto fresca. Passiamo alla posizione numero 4, saliamo con qualcosa di sempre un po' più piacevole e interessante, facciamo un giro dove? All'acquapark. Però alla posizione numero 3 abbiamo un'altra proposta: sfruttiamo i nostri centri commerciali. Perché? Perché già che sono numerosi, possiamo ripartiti, sfruttiamo anche il fresco di questi luoghi chiusi. Ma alla posizione numero 2, un'alternativa un po' più sportiva, il pattinaggio. E per salire vince la nostra top 5 di oggi, nuoto. Oggi restiamo sullo sport. Oh. Pratichiamo nuoto, le piscine hanno riaperto, potete anche andare nelle piscine all'aperto per l'appunto. Non si tratta solo di prendere la tintarella, che fa bene con tutte le vitamine che ci sono mancate nei mesi chiusi in casa, ma anche un po' di movimento. Insomma. Ne approfitto, se posso, direi a proposito di nuoto, per comunicare ai cittadini del Municipio 7 che nell'area del centro sportivo di Via Viterbo, che è un'area purtroppo anche questa abbandonata da tempo, abbiamo fatto una procedura di gara per trovare un operatore che potesse ridare nuova vita a questo centro sportivo, bando che è stato vinto da un operatore, da un grande operatore spagnolo che in Spagna gestisce una quarantina di centri davvero di grande qualità, ma rivolti alle famiglie, quindi a prezzi molto
commerciali, chiamiamoli così, accessibili. E in via Viterbo, nell'area sportiva di Viterbo, alle spalle di Bisceglie, verrà realizzato un nuovo impianto centro sportivo con fotovoltaico verde, davvero, quindi con un occhio di riguardo all'ambiente, al green, ma che sarà proprio incentrato sugli sport acquatici. Quindi ci sarà una piscina coperta, quindi indoor, una vasca anche all'esterno per godersi un po', magari d'estate o in primavera, le temperature, certo, insomma, un po' calde, ma potendosi anche rinfrescare, oltre che ovviamente gli spazi di palestra o per gli sport multidisciplinari. Quindi, a proposito di nuoto, spero che possa a breve essere aperta al pubblico anche questo nuovo impianto che si trova alle spalle di Bisceglie in via Viterbo. Così sfruttiamo al meglio tutte le potenzialità della città. Inverno, esatto, d'estate, e ci muoviamo nuotando. Meraviglioso. Allora, le do di nuovo la parola, anche se con questa mascherina inizia a farsi complicata la questione, ma dobbiamo parlare della riorganizzazione della polizia locale, del presidio del territorio? Sì, io credo che la polizia locale oggi, ma questo lo possono testimoniare purtroppo tutti i cittadini, non stia vivendo un momento di particolare gradimento nel cuore dei milanesi. Io ricordo i racconti di mia nonna che raccontava come, che ne so, a Pasqua, a Natale, i ghisa, come si chiamavano i vigili una volta, che stavano agli incroci a fare il loro mestiere di gestione, di regolazione del traffico, ricevevano spontaneamente dai cittadini di Milano dei panettoni e delle colombe che venivano appoggiate ai piedi, no, della postazione dove stava il vigile, perché c'era un grande attaccamento affettivo e di, diciamo, gratitudine nei confronti del lavoro dei ghisa, che erano proprio nel cuore dei milanesi. Purtroppo questo si è completamente perso, anzi ora credo che sia una delle figure purtroppo colpevolmente più odiate che ci siano da parte dei milanesi. Ma purtroppo non dipende dagli agenti di polizia locale. Il corpo di polizia locale vanta anche delle eccellenze, delle professionalità davvero straordinarie, di agenti che davvero fanno del loro lavoro una missione. E purtroppo però sono gestiti molto male, sono organizzati molto male, non vengono messi nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro, le proprie attività di presidio del territorio, per diversi motivi. Il primo, sono stati completamente svuotati i comandi di zona. Noi abbiamo a Milano dei comandi di zona, uno o due per ogni municipio, che dovrebbero favorire, no, la presenza degli agenti sul territorio, perché conoscono i quartieri, conoscono le specificità di ogni strada, le necessità, quindi, no, da poter realizzare, ma purtroppo a livello centrale si è deciso di svuotarli, di depotenziarli completamente per accentrare tutto nella sede centrale di Piazza Beccaria. E quindi io l'ho detto spesso con una battuta, ma quasi gli agenti che sono presenti nei comandi di zona, anche per andare a soffiarsi il naso, devono chiedere il permesso alla centrale operativa in comune, con tempi biblici in termini di risposta ai cittadini e inefficacia, perché in molte situazioni bisogna intervenire subito, velocemente, per poter risolvere e sanzionare eventualmente un problema, e questo non è possibile. Secondo elemento, i vigili di quartiere. I vigili di quartiere sono una opportunità, una risorsa per i nostri territori, per le nostre strade, per i nostri cittadini, che non viene sfruttata. Pensate, nel municipio 7 il comune di Milano ha destinato come vigili di quartiere due vigili di quartiere ogni 10 km quadrati, che vuol dire un vigile ogni 30.000 abitanti. Cioè, è come non averlo, è totalmente perso, quindi non può fare il suo lavoro, non riesce ad intervenire efficacemente, quindi non riesce a risolvere i problemi dei cittadini. Credo invece che serva una profonda riforma della gestione della polizia locale a Milano, una totale riorganizzazione del corpo di polizia locale, valorizzando i comandi di zona, quindi la prima sentinella sul territorio, e due, prevedendo un'autonomia dei vigili di quartiere a livello operativo, che gli consenta di potersi muovere nei quartieri di riferimento con un'indipendenza, una capillarità
più efficaci per poter dare risposte ai cittadini. Oggi purtroppo non è una priorità dell'attuale amministrazione comunale, del sindaco Sala, la sicurezza e la polizia locale. Io credo invece che questo debba tornare ad esserlo, anche perché io sfido ogni cittadino a dire il contrario, quando magari, soprattutto in questo periodo estivo, qualcuno di noi ha sotto casa un bar, un'area giochi, un parco dove ci sono assembramenti molto rumorosi, schiamazzi, musica ad alto volume e disturbo la quiete pubblica. Sfido qualunque cittadino che ci sta ascoltando a dire che chiamando la polizia locale allo 020208 non abbia tempi di attesa di 5-10 minuti. A me è capitato settimana scorsa di chiamare, ho atteso il telefono 13 minuti e sentirsi poi comunque dire la solita frase ritornello: grazie per la segnalazione, abbiamo tutte le pattuglie impegnate, interverremo appena possibile. Cioè, mai. Ecco, io credo che una città come Milano si meriti, i cittadini di Milano si meritino un corpo di polizia locale più presente, ma non più presente perché non lo sia per colpa degli agenti, certo, ma più presente perché sia organizzato e gestito meglio. Assolutamente, direi che con assembramento, che è una delle parole dell'anno, anche chiudiamo un po' con questo tema, però il messaggio è forte e chiaro e a prova di cittadino, possiamo dire così in questo senso. Io aprirei una rubrica: quanti minuti siete stati al telefono allo 020208 e poi ci facciamo quattro risate. Ci perché capita di ricevere commenti in merito a quanto i presidenti dicono, per cui in orario serale è impossibile parlare con la polizia locale, quindi vedi, adesso devo purtroppo chiudere questo tema perché le tocca guardare un video. Sì, è detta così, volentieri. Sembra una pecca, in realtà no, è sempre un modo per comunicare direttamente con i vostri presidenti di municipio. Abbiamo di nuovo, appunto, come detto prima, l'associazione Gruppo Verde San Siro. Guardiamo il video e poi torniamo da voi con le risposte. Buongiorno, sono Giuliana Filippazzi, sono la presidente dell'Associazione Gruppo Verde San Siro, che dal 1985 si occupa soprattutto dei problemi che ci sono, possono esserci qui a San Siro, di vario genere, insomma. Il problema che vale la pena di affrontare oggi è un po' questo, lo stadio. Ora, quando ero piccola, la mia mamma mi aveva insegnato a diffidare di quelli che volevano fare dei regali come caramelle, sconosciuti, così. Poi, quando sono andata a scuola, un pochino più avanti, la scuola media, ho imparato la storia del cavallo di Troia, come i greci hanno demolito Troia, riducendola come peggio non avrebbero potuto. Quindi da quella è rimasta comunque la mia diffidenza per i regali. E come un regalo bellissimo, meraviglioso, è stato annunciato dalle due squadre Inter e Milan il regalo dello stadio, del nuovo stadio, che avrebbe riqualificato una landa desolata, come l'hanno definita loro. Siccome la cosa ci piaceva abbastanza poco, abbiamo cercato di approfondire l'argomento e i risultati, insomma, sono molto contrari, ai nostri risultati, sono molto contrari a questo bellissimo programma, perché prima di tutto deturpano completamente un'area che è molto bella. È una delle poche aree verdi di Milano, con un bel verde profondo, non l'erbetta che c'è sui praticelli, per buttare giù uno stadio che è uno stadio storico, non soltanto per i milanesi, ma anche per le altre squadre che vengono a giocare a Milano. Allora, tra l'altro, abbiamo ricevuto anche una lettera di Bruce Springsteen che diceva un orrore veramente di distruggere lo stadio di San Siro. E allora, soprattutto, il problema per cui noi ci opponiamo è questo, che prima di tutto non c'è chiarezza su quello, e non c'è tuttora, perché già 2 anni fa non c'era chiarezza su quelli che erano i progetti. Il progetto era segretato, nessuno lo poteva vedere, nemmeno i consiglieri che avrebbero dovuto votarlo. A questo punto c'è da chiedersi che cosa viene nascosto, e viene nascosto molto, perché naturalmente dietro questo bellissimo progetto, regalo meraviglioso, è un regalo meraviglioso per le società che tirano fuori i soldi per fare uno stadio nuovo, tanto per incominciare, poi un albergo 5 stelle, un centro congressi
varie, tre grattacieli anche, quindi questi grattacieli non possono essere costruiti soltanto sull'area prospiciente San Siro, ma su tutto il verde che c'è intorno, distruggendolo e devastando un'area che, ripeto, è molto importante, insomma è molto bella. C'è un vincolo della sovrintendenza sull'ippodromo di San Siro che abbiamo fatto mettere noi cittadini, e quindi insomma sono troppe cose nascoste, quindi questi segreti, queste sorprese non ci attirano molto, insomma, no? E quindi siamo contrari, perché tuttora, abbiamo chiesto ai vari consiglieri, tuttora i consiglieri non sanno che cosa c'è scritto in questo progetto. Quello che era stato forzatamente aperto è stato modificato, però non si sa ancora come. Quindi diffidiamo delle sorprese. Abbiamo visto il video della signora Giulian dell'Associazione Gruppo Verde San Siro, e lei si chiede, anzi chiede al Presidente del Municipio 7, questo progetto che si vuole regalare ai cittadini è veramente un regalo, possiamo porla così, per i cittadini, oppure va a nuocere all'ambiente con la creazione di stadi, centri commerciali, alberghi? Questo mi è sembrato un po' il cruccio fondamentale della signora Giuliana. Ma io ho rappresentato fin dal primo giorno tutte le mie perplessità su questo progetto, l'ho detto pubblicamente, l'ho detto ai cittadini, agli organi di stampa. Io sono tra gli scettici, quindi non certo tra gli entusiasti, ma parlo di cose concrete, non rimango ai sentimenti, cioè sarebbe troppo comodo dire semplicemente, e comunque si potrebbe già dire, che è un delitto demolire San Siro e abbattere la Scala del Calcio, un monumento conosciuto in Italia e nel mondo. Ma oltre al sentimento, andiamo sulle cose concrete. La giunta green di Milano, che si riempie la bocca, no, di rispetto dell'ambiente, in termini di cemento, con l'ultimo progetto che avrebbe trovato l'accordo dell'amministrazione comunale, prevede un incremento dei volumi edificabili di 50.000 metri quadri, che si sommano già ai 98.000 metri quadri già previsti e già autorizzati dal Comune di Milano, per un totale di 140.000 metri quadri di nuovo costruito. Due, il verde. Guai a toccare il verde per la giunta Sala, no? Questo è quello che tutti i cittadini pensano, e forse dappertutto tranne che a San Siro, perché il progetto del nuovo stadio dovrebbe arrivare proprio tombando completamente il parco Facchetti Maldini, tra l'altro l'abbiamo appena intitolato a Facchetti Maldini, realizzato 4 anni fa con i soldi dei cittadini, sul quale il Comune di Milano un paio di anni fa ha già speso altro 500.000 di euro per realizzare l'illuminazione pubblica. Il progetto prevede che il nuovo stadio tombi completamente quest'area verde e dimezzi il verde filtrante, cioè il verde diciamo libero, dove l'acqua piovana può scorrere, quindi non stiamo parlando di verde col prato dipinto sopra un tetto, proprio il verde che è quello che serve per non far consumare il suolo. Le superfici a verde passano dalle attuali 52.000 metri quadri a 26.000 metri quadri, quindi aumentano i volumi di costruito, si dimezza il verde. Aggiungo anche che il nuovo stadio sarebbe appiccicato alle finestre delle case di Via Tesio, quindi potete immaginare i residenti come potranno vivere domani mattina col deprezzamento totale delle loro case, perché hanno lo stadio in faccia, in bocca, al di là della strada. E un altro elemento di forte criticità che ho sottoposto è quello degli oneri di urbanizzazione. Che cos'è questa parola strana? Ogni volta che si costruisce, un operatore privato costruisce una casa, un edificio, una struttura, deve versare al Comune di Milano dei soldi. Il Comune di Milano può scegliere se farseli pagare con un bonifico e metterli nel suo bilancio per fare poi le sue cose, oppure chiedere al privato di dire: ascolta, al posto di pagarmi quei soldi, spendili tu per realizzare a spese tue delle opere di interesse pubblico, e normalmente si fa per migliorare l'ambito di quartiere circostante, far fare quindi all'operatore degli interventi di interesse pubblico. In un progetto così importante, impattante, con un nuovo stadio che muoverà miliardi di euro, perché è previsto un investimento davvero miliardario, pensate, prevede che nel quartiere circostante non arrivi neanche un euro bucato. Siamo a un tiro di schioppo da un quartiere complicato come quello di Selinunte, con le difficoltà urbanistiche e sociali che abbiamo, non c'è neanche un centesimo bucato di quei miliardi che finisce sul territorio. Vengono tutti spesi intorno allo stadio. Questo per me non è accettabile da amministratore.
Arrivano degli investimenti importanti, devono essere messi a beneficio di tutti, non solo di chi investe, ma di un'intera comunità. E quindi sarebbe questa un'opportunità sprecata e persa. Ecco, tutti questi elementi messi insieme mi fanno dire che io sono perfettamente d'accordo, e ci sarebbero anche tante altre questioni che per ora, per ragioni di sintesi, sulle quali devo soprassedere, ma mi fanno sostenere una forte preoccupazione verso questo progetto, e quindi da parte mia una contrarietà fino a quando tutti questi temi non verranno risolti e chiariti. Ad oggi non lo sono mai stati, la trasparenza delle società non c'è mai stata, tutto si è discusso nelle segrete stanze di Palazzo Marino, il dibattito credo deve essere portato a livello di conoscenza dell'intera città. Ecco, quando queste cose si risolveranno e si potranno discutere pubblicamente, valuteremo, ma al momento non ci sono gli elementi, per quanto mi riguarda, per sostenere questo progetto. Io la ringrazio a nome anche dell'associazione, perché direi che hanno avuto le risposte che stavano cercando. Dicevamo prima, come per ragioni di tempo dobbiamo limitare di solito le risposte, ma sicuramente la panoramica è piuttosto precisa, ecco. Grazie. Allora la ringrazio, le do appuntamento poi successivamente, quando avremo da guardare i nuovi risultati. Ne avremo. Il cerchio definitivo. Volentieri, ci rivediamo a settembre. Allora la ringrazio. E grazie a voi. Buona serata a tutti voi che ci seguite. Come sempre, non esitate a commentare, perché i presidenti sono qui per voi. Buonasera. Arrivederci.